Bentrovati in studio per la terza parte di Telecentro News. Come ha anticipato poco fa Matteo Fogacci, ci ha raggiunto qui in studio Rolando Dondarini, promotore della Festa Internazionale della Storia. Benvenuto. Grazie. Sì, perché Bologna da domani per una settimana fino a domenica 27 si trasformerà, possiamo dire, in capitale della storia. Che cosa succederà la prossima settimana a Bologna? Ma ci saranno tanti eventi che utilizzano sale, chiese, strade, insomma praticamente il territorio sarà vitalizzato da molti eventi, e nel calendario ce ne sono 266, e concentrati prevalentemente in questa settimana, ma dobbiamo dire che la festa poi è cominciata a settembre e continuerà fino a dicembre, perché oramai siamo alla decima edizione, si è espansa oltre le date limite. Ecco, uno degli appuntamenti che tutti aspettano ormai per la Festa della Storia, che è giunta alla decima edizione, vediamo qualche immagine qui del portico di San Luca, perché proprio sabato mattina si terrà il Passamano per San Luca. Che cos'è? Come nasce? Passamano per San Luca rievoca un fatto realmente accaduto, molto importante e carico di significato e di simboli. Quando si era ultimato il tratto di pianura del portico, si doveva affrontare quello più difficile, quello collinare. Non esisteva una strada utilizzabile per portare i materiali, perché si doveva cominciare la costruzione dall'alto, e allora si misero in fila i garzoni dei filatoi da seta e si aggiunse tanta gente che era lì presente, formando una lunghissima catena umana, e passandosi di mano in mano i sassi, le pietre, quanto occorreva, trasportarono tutto nel giro di 3 giorni e i lavori poterono avere inizio. E tanti gesti singoli che insieme fanno una grande impresa. E quindi qui siamo nel 1677. Esattamente, il 17 ottobre. E sabato i bolognesi faranno questa rievocazione, quindi si passeranno di mano in mano che cosa? Le bandiere del mondo, che saranno dapprima tenute in scatole di plastica, perché sennò sarebbe difficile passarsele, e poi invece quando si arriva al piazzale vengono messe, issate sulle aste, diventano una specie di corona policroma allo spettacolo che si tiene sul palco nel piazzale stesso. Ecco, Passamano che compie 11 anni, 11 anni quest'anno, mentre la Festa della Storia 10. E so che parteciperanno anche bambini, perché ci sono tante iniziative e laboratori aperti anche alle scuole. Sì, questa è la caratteristica della Festa della Storia, per quello che si chiama festa e non festival. È voluto questo termine, perché appunto è vissuto dall'interno. Arrivano anche grandi personaggi di prestigio internazionale, di grandissima fama, ma comunque lo fanno perché richiamati e per dialogare con studenti, scolari, insegnanti o associazioni. Quindi è una cosa vissuta dall'interno, una partecipazione enorme. La rete è composta da centinaia di enti o comunque di soggetti. Le scuole sono protagoniste, perché poi, fra l'altro, il lavoro che viene fatto e presentato nella Festa della Storia è quello che viene svolto durante tutto l'anno scolastico. E noi cominciamo il progetto, che oramai va avanti da ben più di 10 anni, si chiama Le Radici per Volare. Noi induciamo le scuole a fare ricerca come metodo più efficace per apprendere la storia, e per tutto l'anno siamo a loro disposizione, si fanno delle belle attività insieme. Poi alla fine dell'anno scolastico si fanno i parlamenti, e quindi a maggio ci sono i parlamenti degli studenti. Gli studenti hanno la possibilità di esporre quanto hanno ritrovato e fare anche proposte, se ad esempio ritengono che si debba intervenire su un bene, su un monumento, eccetera. È un fatto molto significativo, perché è il passaggio tra conoscenza e proposta. E poi appunto ci prepariamo per la festa, che è, come dire, esibire al mondo, perché la festa è diventata davvero internazionale, esibire al mondo quello che Bologna sa fare. Allora, noi abbiamo detto che cos'è il Passamano, abbiamo visto prima un servizio nella parte sportiva di Matteo Fogacci, dove ci indicava che cosa sono le felsinarie, quindi questi pali che si disputeranno tra quartieri della città e tra comuni della provincia di Bologna. Però ci sono anche tante altre iniziative, perché ha detto oltre 260, 220, ci può... 266 eventi riportati in questo
questo volumetto, che si possono ritrovare in rete comunque al sito www.festadellastoria.it. Sono tantissimi eventi e hanno la caratteristica di essere fatti per grandi aspetti della nostra vita, anche quella quotidiana, quindi l'alimentazione, quindi ci sono tanti che riguardano il cibo fa storia, con la partecipazione degli studenti degli istituti alberghieri che preparano anche piatti sulla base della tradizione o innovativi. Oppure la musica fa storia e quindi abbiamo eventi che riguardano sia i cori che la musica del passato, ricorderemo naturalmente anche noi Wagner e Verdi, e però ricorderemo anche Dalla e Baldazzi scomparsi negli ultimi mesi, con uno spettacolo apposito in cui ci saranno tanti amici loro, cantanti, orchestre. E insomma, la storia verrà ripercorsa attraverso ciò che viviamo tutti i giorni, e questa è la formula che ha reso la Festa della Storia, noi oramai siamo certi, la più grande manifestazione del genere in Europa. Ha visto che ha parlato anche di enogastronomia e tradizioni antiche, so che ci sarà ancora la mortadella protagonista, l'abbiamo vista in Piazza Maggiore per 4 giorni in occasione di Mortadella Bo, e poi dopo che cosa ci sarà ancora? Si farà ancora un convegno molto serio sulle origini della mortadella, sulla corporazione di Salaroli, dell'Ardaroli, perché c'è una tradizione alle spalle molto importante di questo, che fra l'altro è un salume nobile. Oggi diciamo la scala dei prezzi viene considerata meno di altri, ad esempio del prosciutto, del culatello, ma bisogna pensare che fino a non molto tempo fa, dico un paio di secoli fa, era invece il salume di punta, cotto, selezionato, poi con quel gusto che noi conosciamo, e quindi poi molto probabilmente risale a tempi molto, molto lontani. Ricostruire la storia è interessante, poi c'è il bel lato che anche i bambini domani gusteranno, perché alla fine del passamano, quando arrivano sul piazzale, li aspetta, sono tanti panini imbottiti di mortadella, e quindi assaggiano con il pieno appetito questa nostra. Allora, questa è una motivazione in più. Allora, ormai il nostro tempo a disposizione è terminato. Ricordiamo ancora una volta il sito internet dove possono trovare tutte le informazioni. www.festadellastoria.it. Allora, grazie a Rolando Dondarini, grazie a voi per averci seguito. Un buon fine settimana a tutti.